Voi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il convoglio del venerdì sera. Adesso attendiamo un po' e vediamo se ci raggiungono gli altri amici. Eccoci Pronto? qua, buonasera. Sì. Sei in diretta, buonasera, comunque. Ci sei? Sì, io già sono in diretta, ma da pochi minuti ho iniziato la diretta. Sì, lo so che è diventata tutta bianca. Sì. Quindi chi? Non ci piace giocare. È la signorina di casa? È Mancini, la signorina di casa che è. Ah. Beh, giustamente è curiosa. Dice, ma papà che fa qua tutte le sere? Tutte le sere, tutti i venerdì. no, io sto parlando con la signora di casa, no, signorina è dei nonni. E Ah, tu dici con la padrona di casa allora. io sto Buonasera. con la, no, con la moglie. Appunto, ho detto alla padrona di casa. Ah, si scherza, ma sempre con il massimo rispetto. Com'è il tempo lì da te? Qua è leggermente ventilato e si sta, per il momento si sta benino, però bisogna comunque Fabrizio lasciare Dabu non sta ospitando la la diretta. finestra aperta. Zero ospiti entrati nella diretta. Qua Benvenuti. si sta benone. Meno male, almeno si boccheggia. Buonasera a tutti, grazie per il ride, benvenuti. Qui insieme a me in diretta c'è l'amico Marco. Buonasera. Allora, Marco, com'è il nome del canale? Ma adesso non è ancora attivo. Vabbè, facciamo un po' di pubblicità, almeno quando vai in live, Sì, oltre ai vari canali social che metto sempre nel link in descrizione dei video che pubblico su YouTube. Marco 871. Perfetto, mi raccomando, amici, iscrivetevi al canale, Oh, cavolo, che mi supportate vuole buttare l'amico. fuori. Ok. Dove sei? Sempre su US, già sono al garage dal meccanico. Devo soltanto effettuare il carico. E adesso sono anche in video in questo momento. Ho staccato un attimino perché stavo un po' accaldato. Il tempo di asciugarmi un pochettino qua. Comunque stasera sono con lo Scania. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati Bene. nello stream. Benvenuti. Col 580. Grazie mille per il raid. Benvenuti a tutti. Benvenuti a questo appuntamento. Dovrebbe arrivare anche un coso Antonio. Ah, ottimo. Bistrica. Come si districa la Uno bistrica? È un RGK539 ha po' effettuato un raid. Uno poverino raiders è ultimamente entrati come nello stream. persona. Ah. Benvenuti. Non ho capito, scusami Che Marco, perché si è attivato. siamo un po' poverini ultimamente come persone. E vabbè, ma Fabrizio adesso Dabue ha inizia a effettuato fare un anche un raid. po' Uno più raiders è caldo. entrati nello stream. Mi sta Benvenuti. facendo un aggiornamento di Gamecaster. Ah sì, perché hanno rilasciato un nuovo aggiornamento. Infatti, mi
Mi sa che lo sospendo adesso che per l'estate non ne faccio più. Eh sì, se ne siamo in pochi. Ricomincio da settembre. Magari se vuoi fare un giro così, in maniera come abbiamo sempre fatto così, senza Sì, no, ufficializzarlo. certo. Non lo dico, però quello che ho sul gruppo lo sospendo fino No, ma anche a quando perché. ricomincia la stagione. Ma anche perché tu comunque ti devi mettere lì e devi metterti a studiare il percorso, tutte queste cose qua e non tutti capiscono, insomma. Ultimamente sono preso, sono anche molto più stanco con lavorare col caldo. Immagino. Spero che almeno le persone dove vai a fare gli interventi siano, come dire, brave persone che ti offrono cose fresche in abbondanza, come si fa dalle mie parti. Mi si è chiuso Eurotrack. Si è chiuso. Sì, mentre faceva l'aggiornamento di Gamecaster mi ha chiesto di chiudere un po' di roba. Ah, forse per risparmiare memoria. Infatti è cambiata tutta la schermata qua. Ah, è vero, ora che l'ho fatto, ora che ci sto facendo caso, sì. Che pure io l'ho acceso, però non ho guardato durante la live. Sì, in effetti, le impostazioni devi andare in My Account e poi da lì accedi al menu delle funzioni. Questo per rientrare. Ok, vai tranquillo. Io ho detto sto facendo tardi, ho detto mo faccio un saltino a finire che mi stanno aspettando. Invece poi fortunatamente. Ma sarà pure quest'area che è un po' così. Dice, vabbè, quasi quasi me la prendo con calma. Abbi pazienza, Sì. c'è qualcuno. Ho un attimo dei problemi che mi ci messo a aggiornare qualcosa lì e Vai tranquillo, no vorrei problem. un attimo il computer. Arrivo subito. Sì, vai tranquillo. Io qua sto. E allora nel frattempo io inizio a caricare il mezzo. Questo vediamo un po'. Ehi, Eccoci qua, io sto sono sempre qui. tornato. Confermato?
Sono tornato, ho detto. Ah, io nel frattempo, visto che stavi prendendo tempo, mi sono anticipato. Infatti, proprio adesso ho agganciato il carico. Mo' arrivo, eh. Yes. Dammi il tempo che rientro. Adesso vado a prendere il carico, nel frattempo gli chiedo ad Antonio se arriva. Ok. Aveva detto più verso le 22:30. Ah, vabbè, ci siamo già più o meno. Continua. L'hanno migliorata la schermata, devo dire. Quella adesso diciamo che probabilmente anche per il fatto che c'è sta uscendo il multiplayer ufficiale, si faranno sicuramente una bella. Ma dicevo la schermata di Gamecaster. Ah, sì, l'hanno, ecco di qua. Sì, l'hanno migliorata. Tu infatti c'hai anche l'applicazione con la quale puoi tramite smartphone utilizzare tipo telecomando remoto. Sempre del Gamecaster. Ok, bene. Cominciamo. Carico. Ah, sei già arrivato qua, quindi non c'è bisogno che Sì. Ah, arrivo. ma tu ti sei fermato direttamente qua. No, ero qua dall'ultima volta. Perciò hai fatto il carico da qua, furbacchione. Scusa un attimo, Vai, tranquillo. perché Vai tranquillo. Ok, allora. Ho ridotto un pochettino la qualità della chat, questa qui, vocale di Discord, per evitare che chi non ha una buona connessione si perde la comunicazione. Specifiche che mi hai detto tu, devo guardare poi. Nelle impostazioni del server, e anche nelle impostazioni del canale singolo. Oh, ok, prendo il carico intanto che ho scritto a Anthony. Ma già, però se tolgo il farmaco. Voi siete già partiti? No. Stiamo caricando. Dovremmo arrivare
un quarto alle 6 lì direttamente. Un attimo che Sì, mi no. vedo un attimo con Antonio. Ok. Un quarto alle 6 cosa, scusa? Si arriva un quarto alle 6 lì a destinazione. Se partiamo adesso, sull'orario residuo nel gioco, Sì, ho capito, non le ore reali. ho capito. Eh no, beh, ci O mancherebbe. alle 6 di Alle 6 sarebbe una mi trasferta notturna. devo svegliare. Alle Ecco, appunto, arrivi giusto giusto, guarda, alle 6 tu praticamente non vai nemmeno a dormire. 6 mi devo svegliare per fare lavorare. Niente, partiamo così ci raggiungo. Capito? Non ho capito. Detto partiamo che lui ci raggiunge. Ah, ok. Io sto inquadrando la tua manovra di arrembaggio. Ammirate con quale classe? Il professor Marco. Il super mega presidente Marco aggancia il suo rimorchio. Gran maestro del trasporto, posso permettermi l'onore di rimanere in coda? Dietro loro Sì, quella è la mia posso posizione preferita qua. Postazione. sfidare. Diciamo che mi sono specializzato, Lo parto loro. eh? Sì, vai, vai. Tanti, ho qua stasera, c'ho giusto 580 cavalli. Non l'ho preso potentissimo. Boh, Massimo. come ha detto anche Antonio, che non vale la pena altrimenti. No, no, è sugli altri che c'ha la fissa del di aver 200 cavalli, 200.000 cavalli. Poi 580 cavalli, quando ho fatto l'esperienza con il DAF, se non ricordo male. Che mi pare che. Ah no, il DAF mi pare che arriva fino a 640 cavalli. Comunque con. Mi Ah piace, mi piace. DAF no, 530. scusami. Con il MAN hai ragione, sì. Vabbè, con il DAF ho avuto una buona. Ho fatto una bella esperienza. Quindi alla fine ho capito che 600 cavalli sono più che sufficienti. Poi magari quando fai i trasporti speciali lì sicuramente qualche cavallo in più può fare la differenza. Eccoli. Buonanotte, amore. Vabbè. Lo so. Sta passando in rassegna uno Io sì. Cos'è schieramento alla tua destra. che c'è a mia destra? C'era uno schieramento di persone in stile parata militare che camminavano allineate e coperte. Caso. Perché stavano fin dietro. Gelato? Cosa? Ma che gelato? Uscire a destra e poi continuare dritto. Ok, uscire a destra e poi continuare dritto. Ricevuto. L'ho sentito dal tuo navigatore. Ho qua
Ho temporaneamente disabilitato la navigatrice. C'ho la copilota qua a fianco, quindi c'è lei che guarda il Okay. navigatore e mi dice vai dritto, gira a destra. Attenzione a Marco No, Sellac. grande. Scusa, ci sono. Vai, tranquillo. No, non laggo più, tranquillo. Sicuro, mi metto a distanza di sicurezza quando si può mai sapere. Ma distante è meglio che stai sempre a distanza, non devi più laggare comunque. A finire che facciamo il trenino qua. Mi sono fatto un fior fior di connessione apposta. Oh, ma l'ultima volta che hai laggato è stato un bel po' di tempo fa. Diciamo che l'ultima volta forse hai scodato un pochettino, però non hai laggato. Di questo devo darne atto. No, prima usavo una DSL e mi si alzava il ping all'improvviso 200, ma lo facevo spesso. Ma questo sì, adesso invece sei fluido, è come se praticamente stessimo giocando in single player o se tu ti fossi collegato ad internet nella stanza qua a fianco. Non si può più usare la DSL perché qua. E quando c'hai pure il problema della connessione piuttosto lenta e insomma, è così, è un dilemma per noi che facciamo giochi multiplayer e streamiamo pure allo stesso tempo. Non perché non è un buon coso giocare col 4G, cavolo, gioco benissimo. Beh, ma se non laghi più è inutile eccedere. Ma è più che bene così. Ho il mio antennino sul tetto. Ah, ma l'hai montato sul palo Sì, dell'antenna? sul palo dell'antenna l'ho montato, sì. Poi c'era il cavo di rete che veniva giù, l'avevo già messo anni fa perché avevo provato a mettere Eolo. Ah. Ho sfruttato quello lì che avevo già. Sì, tanto l'importante è che hai una connessione stabile. Diciamo che si può essere con cavo di rete ex computer. Marco, scusami un attimo. Vai, vai, tranquillo. Prepararsi a voltare a Ti sei destra. fermato? Davide, carissimo, buonasera, ben ritrovato. Scusa se ti rispondo con ritardo. Eccoci qua. Io ci sono, Marco. Io sono un pelo più avanti, che mi Ah, sono ok. fermato. Vieni pure. Sì, ci sono. Vedo che ti avvicini. Yes. Davide, noi stiamo facendo il convoglio multiplayer, però solitamente se hai Facebook puoi iscriverti a due canali social. Se digiti il comando punto esclamativo amici social tutto attaccato, ti escono i link dei due canali social Facebook, dal quale puoi informarti sui convogli che vengono fatti il venerdì sera.
Se vuoi aggregarti, noi siamo sul server US1. Solo che al momento siamo già partiti. Però vediamo un po' quale città, qual è la prossima città. Comunque non fanno quella cosa che hai detto Mi dicevi di Marco, scusa. Discord. Ah. E devo guardarle con le impostazioni di Discord, perché anche stasera ogni tanto ti sento metallico. Strano, aspetta, mo la abbasso un altro poco la percentuale di... la metto proprio a minimo. Allora, ecco qua. Quindi si aggrega. Per il momento non mi ha... Vediamo un po' se mi ha risposto. No, per ora non mi ha dato risposta. Vedi che adesso ho abbassato la risoluzione audio. Dovresti iniziarla a percepirla. No, ti sento bene. Eh no, dico, non lo senti cristallino, ma lo senti come se fosse un file MP3 di media qualità. 46 kilobit. Ti sento abbastanza bene. Sì, no, beh, non hai un orecchio allenato. Ma tu c'hai le casse del computer accese? No, Vanco. no, no, sto usando le Le cuffie, cuffie. eh? Vabbè, ho ridotto la qualità. Invece di avere una voce cristallina, ma il segnale, diciamo, non sempre stabile, l'ho messo in modo tale da avere un segnale stabile e quindi da non ciucciare tanta banda internet al gioco. Capito, Poi per esempio tu puoi anche impostare la chat vocale. Ti faccio un esempio, se tu fai un convoglio e ti danno tre persone, ti dicono che tre persone sono disposte a partecipare, tu puoi anche limitare il numero di persone che possono entrare in quella determinata stanza. Faccio un esempio, se siamo io, tu e Antonio e nessun mi altro non ci dà sembra un attimo l'ok, confuso. tu dicevi scusa. Dab. Sì, senti? Sì, ti ho detto, mi fermo un attimo per gasolio. Ah, ok. Vai, vai, dicevi? Dicevo, quando si fanno i convogli, allora, se non vuoi essere disturbato da altre persone, ti faccio un esempio. Tu pubblichi l'annuncio del convoglio, tre persone ti danno la disponibilità nel partecipare. Tu nelle impostazioni della chat vocale puoi impostare il numero massimo di persone che possono entrare in quella chat. Quindi in questo caso, se non vuoi essere disturbato, imposti a 2-3 persone in modo tale che chi non partecipa al convoglio non può entrare. Però se vuoi, poi puoi anche aumentare di nuovo il numero di persone che entrano nella chat vocale. Quindi se magari vuoi fare un convoglio, siamo in 3, ma altre persone stanno per fatti loro, che ne so, a giocare altre cose o su single player, magari per non accavallare le comunicazioni che tra di noi possono risultare abbastanza importanti, puoi decidere di ridurre il numero di persone che possono accedere a quella stanza vocale. Ma si fa tutto dalle impostazioni. Però questi 580 cavalli dello Scania danno soddisfazione. Mi
Io non mi ricordo più sto DAF cosa ne aveva, 520, 530. Mi pare 530, se non ricordo male. Sulla che curva. Marco, scusami, ma qua ogni tanto mi chiamano. Vai tranquillo. Quindi sei fermo o stai andando? No, sto camminando, mi sono rimesso un'altra volta in movimento. Ok. E quindi ti ho detto, quello sarebbe l'ideale, ma non come dire, per passare per quello che non vuole che gli altri, come dire, che sono off dal convoglio si mettano a mettersi a chiacchierare con noi, per carità, va bene, però se poi dobbiamo darci qualche comunicazione, ecco, l'ideale sarebbe lasciare la chat vocale di Discord per l'uso prettamente per le comunicazioni di chi partecipa al convoglio o a qualsiasi finché, altra cosa. Finché siamo noi due, se si aggiunge un altro per fare due chiacchiere ci sta, il problema se sei in 7, 8, 9, 10 che poi diventa però metti che tu stai facendo un convoglio in multiplayer e qualcuno sta per fatti sui, sta facendo altro. Io ti sto dicendo, se siamo una decina che si fa tutti suoi è più, cioè può disturbare, nel senso finché siamo io e te, se entra un'altra persona a chiacchierare non è che dà fastidio, siamo in pochi. Il problema soprattutto sorge quando sei in tanti. Sì perché si accavallano le comunicazioni e diventa un macello. Perché ancora non bisogna di comunicare con gli altri quando sei in tanti. Già momenti facevamo macello pure comunicando con Discord, figurati. Io può darsi che ho ridotto. Devi dare un'occhiatina al server, sia a te nella chat vocale quando vai sulla rotellina. Se la trovi anche sul tuo server, ma credo che sia una cosa locale dovuta alle applicazioni sul PC, credo. È giusto per capire se si sincronizza anche con gli altri computer. Vedi se trovi la qualità della chat vocale a 46 kilobit, sta nella rotellina e la prima voce dovrebbe essere impostazione, poi c'è l'impostazione chat audio. Da 56 a 46, però chi ha una connessione diciamo non particolarmente buona vero, sì, che degrada un po' la qualità audio, però non satura la banda come te lo satura in 56 kilobit. Dicevo, tu mi perdi tanto la voce, né? È strano perché No. Tu a me dico, intanto la mia voce la perdi. È come se avessi il compressore attivato. Se c'hai il microfono abbastanza vicino alla bocca sarebbe l'ideale, ecco, non metterlo a più di un palmo, anzi a quattro dita dalla bocca, perché poi dopo se non spingi bene con la voce si come se andasse in taglio di frequenze, e quindi non è come se ti perdessi, sentissi la parola non interamente. Il microfono fisso non lo posso rientrare. No, va bene, dico.
Io c'ho sempre le solite cuffie. Ci avvicinano. Sì. Cuffie con microfono sono comode. Sono vecchie, ce l'ho. Le ho acquistate nel No, è 2012. che dovrei prendere quelle che il microfono comunque è sempre cuffie col microfono, che però il microfono è orientabile. Vabbè, io quello là pure io l'ho messo a un dito dalla bocca. Infatti è per questo che parlo. Questo qua invece è fisso, lo puoi solo abbassare o alzare, capito? Ah, no, io lo imposto da Windows, poi dopo non lo tocco No, più. no, no. Io dico proprio la posizione del microfono. Cioè, Ah, puoi, sì. posso solo alzarlo e abbassarlo, non posso avvicinarlo alla bocca, allontanarlo. Ah, ok, allora ho capito, è rigida l'asticella. Dico, mi ci vorrebbe quelli lì che puoi orientarli anche vicino, allontanarli dalla bocca. Eh sì, come ce l'ho io. Era una vecchia cuffia da gaming che c'aveva la sua scheda audio dedicata, però la sto alimentando con un caricatore USB e la collego direttamente al PC in analogico. Scusa, è realistico con le temperature attuali sto gioco. Eh sì, decisamente. Mi segna che ci sono 30 gradi. Poi man mano che ti sposti sempre più verso l'Inghilterra, verso il Regno Unito, iniziano a calare le temperature. Che poi la cosa buffa è che quando vai nel Regno Unito, magari trovi anche il meteo che è buono, che non piove, che è nuvoloso. Poi appena sbarchi, diciamo così, nell'Unione Europea, scendi a Calais, per esempio, e inizia a piovere, inizia a diluviare. Mi è capitato diverse volte quando ho fatto la tratta in multiplayer. Partivo tipo da Londra, che là era nuvoloso, c'era un po' di sole. Arrivava a Calais, si annuvolava e iniziava a fare il diluvio. Realismo al massimo. Infatti hanno invertito il meteo. Hai visto, adesso è uscita la beta 1.41, diciamo ufficiale, sai che prima ci voleva il codice per accedere alla beta. Ah sì, mi ricordo, quindi adesso è accesso libero, diciamo Sì, così. basta che vai sulle beta e scegli public beta 1.41. Ah, come soldo, diciamo così. È buono Sì. perché quel codice non tutti sapevano dove andarlo a reperire, che poi solo chi stava sul blog di SCS poteva andare a reperirlo. Che poi l'hanno messo nel blog, in un post del blog. Però Google non costa niente, voglio dire. Io l'ho trovato, l'ho provato perché sono andato su Google e ho digitato beta, che era multiplayer official, Aerotrack ETS2, che poi Google è gratis. Mi ha fatto un calo di frame rate. Non ci ho proprio fatto caso. Ma il fatto che hai fatto. No, no, ma ha avuto il calo qua dal PC. Ah. Ho visto proprio che mi sono frizzato per un secondo. Boh. Strano. Ma sei anche tu in diretta? E Sì. salutiamo gli amici del canale di Marco. Lavori in corsa. In corsa. Non Opel corsa. c'è manco un operaio.
E quelli stanno lavorando in smart working. Ah, stanno qui dentro, nell'altro cantiere stanno. Oh mamma, lo superamento limite di velocità. Ho visto l'autovelox, vabbè che sto a 50, però me lo sono visto così. Il tempo di girare lo sguardo dal cantiere al lato destro della strada, ho visto un bel velox che mi Non ce guardava l'ho minaccioso. mai. L'autovelox. Quelli che fanno la fotografia e ti mandano la sfogliatella a casa. Che non è quella che si mangia la sfogliatella, specifichiamo. Ma è qualcosa che ti fa venire i dolori di pancia. Ti ho perso. Ho detto che qualche bella mottina per la velocità l'ho presa anche nella vita reale. Quella soprattutto là fa male, i punti sulla patente, là. Altro macello. Diciamo che c'è stato un periodo che ero arrivato ad avere 3 punti. Caspita. Sei arrivato proprio al limite. Attenzione che mi hanno tolti 10 in un colpo. Ah, quindi è la somma che fa il totale, come direbbe Dodò. Più grosso ero in ritardo al lavoro, c'era coda, mi sono messo a sorpassare, Aia. c'era un'auto dei vigili in borghese, è sceso, mi ha messo la paletta. Aia, brutta cosa. Sta iniziando a piovigginare in questo momento qui nel gioco. A me. C'era il temporale, ma non nel gioco, proprio nella realtà, no? Ah. E ho tirato una bella legnata a un certo punto. E mi sono preso malissimo perché quando poi sono entrato in casa non c'era più la luce, mi ha fatto saltare addirittura salvavita. Caspita. Vabbè, il PC era spento. Però c'era la ciabatta alimentata, quindi mi sono preso male, ho detto anche che magari muto tutto. Invece no, sono saltato il salvavita. Ah, ma tu non hai acquistato il come si chiama lo Turbine. stabilizzatore? Ce l'ho un Perché ti ritorna utile in queste situazioni qua. Quando va via la corrente, hai il tempo di spegnere il computer. Io per esempio. Sì, ho. ti dovrebbe salvare anche dai fulmini, no? Sì, dagli sbalzi di tensione. Infatti a me quando c'è uno sbalzo di tensione si attiva. Fa il beep e attacca il relay. E quindi poi mi stabilizza la tensione. Ogni tanto capita di avere sbalzi di tensione. Sbalzi e cali. Adesso poi magari fra qualche mese ne prendo uno. Resisto un po' perché adesso ho già fatto una grossa spesa, quindi. Vabbè, tu magari ti ho detto, quando lo prendi, io ho preso un trust che aveva una batteria all'interno da 2 amperora, poi l'ho messa una da 12 perché i 400 watt non li manteneva e vabbè perché dopo un anno e mezzo si è esaurita. Ho messo questa da 12 amperora e va una bellezza. Costano un centinaio d'euro, No, io il trust, quello che ho comprato, io mi pare che l'ho pagato una cinquantina d'euro. no? Buono. Su Amazon l'ho presa, la batteria pure da 12 amperora, l'ho sostituita dopo un anno e mezzo e mo infatti Quindi le puoi cambiare tranquillamente da solo le batterie. sì, quelle sono le batterie acido, quelle lì che si mettono nei giochi dei bambini.
Ho capito. L'ho sostituita io, ma questa non è la prima volta che lo sostituisco. C'avevo già un altro stabilizzatore, ma ti parlo del 2000, e là pure ho fatto la sostituzione della batteria io tranquillamente. Ci do un'occhiata comunque. Allora, ti ho detto, quello ti serve soprattutto per gli sbalzi di tensione, oltre al fatto che se va via l'elettricità, ad esempio se hai un router come me che ti dà la fonia e tutto quanto, collegandolo a sto stabilizzatore, insomma, ti dà una buona autonomia e ti permette di utilizzare il telefono. Io l'ho tramite RTG, non è noi. Non ho capito. È la classica fonia che arriva sul doppino, non è VoIP. Ah, te soltanto, diciamo, soltanto dati, non è anche la fonia. No, ho anche la fonia, però mi arriva sul doppino, non è sul modem. Sul doppino? Mi arriva dalla centrale, tu invece ce l'hai sul modem. Ce l'hai VoIP tu, no? Sì. Non ho la DSL standard, per farti capire, è la misto fibra. Sì, e quindi hai una fonia sul modem. Sì, esatto, perciò io ho dovuto... Io invece ce l'ho sul doppino che arriva dalla centrale. Ah, è vero, perché tu hai fatto due impianti separati, giusto? È vero, sì. DSL classiche, hai capito? Sì. Però, per esempio, la vecchia Vodafone Station, la prima che mi hanno data in dotazione dopo la seconda volta che è venuta si è staccata la corrente e non è più partita, manco facendo l'hard reset, zero. La prima è andata così, la seconda così, alla terza ho detto, beh, sa che c'è di nuovo, spendo qualcosina, però sto tranquillo che se c'è uno sbalzo di tensione, diciamo, tutto ciò che è collegato allo stabilizzatore, e c'ho anche delle prese protette, insomma, sto un po' più tranquillo, non del tutto. Oh merda, non mi ha preso la marcia. Comunque, col Turbo Star ho portato il trasformatore, però ho utilizzato la mod quella lì a pagamento da 5 euro con 640 cavallucci, e devo dire la verità, ce l'ho anch'io, ma ha dato soddisfazione. Rallentavo un pochettino, però poi dopo la velocità rimaneva costante, anche se bassa, non aveva picchi, cioè aumentava, diminuiva, no, era lineare, poi man mano gradualmente aumentava la velocità. Qualcosa di spettacolare quella mod, fatta veramente bene. Sì. Infatti ci ha messo un po' a farla uscire, sono impegnato qua. Perché poi ho visto anche sempre sul sito in making of, ho visto che hanno realizzato tutto con delle foto in risoluzione 4K, quindi loro hanno disegnato anche il minimo dettaglio del camion, che può essere la trama del tessuto del sediolino piuttosto che dettagli tipo della dinamo sotto il motore, insomma. Fatto veramente un'opera d'arte. Già. E guarda caso che le live del Turbo Star fanno molte più visualizzazioni rispetto in alcuni periodi,
fanno sempre quei 4-5, fa quelle 4-5 visualizzazioni in più rispetto anche al convoglio, che pure ha un'ottima visibilità. Però non so perché il Turbo Star fa sempre Il punto sta qualche via. visualizzazione. Poi è bello. Sarà forse perché non fa parte di dei camion che tu trovi in Eurotruck, i camion standard, diciamo così, ma è una vecchia Glory, poi fatta pure veramente precisa, un babà, come si dice dalle mie parti. Così sono veramente poche. Ma è per questo che dopo ho deciso di acquistare la mod a pagamento, proprio perché ho valutato, visto che hanno fatto veramente un lavoro grandioso, ho detto, oh, per me merita un sostegno nel Rough Garage. Ti sei preso solo il pacchetto tuning? Sì, io poi i rimorchi non è che li utilizzo, è più la No, motrice che. io ho preso il pacchetto tuning e il pacchetto degli accessori, che lo arricchisce di luci e cose varie. Ah, ma questo stava nel pacchetto, quello lì, mica era il pacchetto quello lì No, è un del pacchetto motore. pacco, accessori pacco si chiama. Ah, devo dire, perché io, vabbè, penso che quelli che ho montato nella mia serie del Turbo Star saranno, sarà la fanaleria, standard, quella del gioco. È pure una curiosità per vedere un po' questi Sai dov'è il accessori. bello di quella moto? Che comunque lui ti ha dato la possibilità anche di scaricarlo gratis, e comunque già quello gratis è già un bel Ha voglia. è No, già per. un cioè hai già hai il camion classico, comunque qualche modifichina che puoi fare, hai già a disposizione varie scelte di motori, eccetera eccetera. Tutto quello che magari riguarda il camion vorrei, eventualmente lo acquisterò, però per esempio i rimorchi, queste cose qui non è che mi attiri tanto. Sì, magari sarà bello perché dietro il mezzo metti il rimorchio di quel periodo là, però per il momento non mi attiro. Può darsi pure che magari fra qualche tempo mi appassiono anche i rimorchi e prendo pure i rimorchi, Devo ancora provare, perché comunque c'è anche un pacchettino gratis dei rimorchi, sono sempre 4 rimorchi. sì, quello è quello in rallato, se non mi sbaglio, ci sta. Appunto, come ti dicevo, vedi, il bello di Ramp è che comunque ti dà anche un, cioè non è che parte subito con le cose a pagamento, cioè ti fa anche i pacchetti free. E quello ti invoglia pure a sostenerlo, perché vedi il grande lavoro che fa, te lo mette anche a disposizione in maniera gratuita. A me mi è venuto quasi uno scrupolo di coscienza, ho detto, ah, hanno fatto questo capolavoro, ho detto, ma è quasi quasi, sai che c'è di nuovo, il pacchetto tuning del motore lo prendo. Infatti non ci ho pensato più di un paio di volte, l'avrò accennato forse in una o due live, però poi dopo ho detto, no, lo devo provare. Niente di più. Prendi i pacchetti a pagamento. Sì, ma poi è bello pure sostenere il lavoro che hanno fatto. La progettazione, non. Mi fa contare che era da una vita che aspettavo che facessero una mod di quel camion. Ha fatto proprio la storia dell'autotrasporto. No, ma infatti, fatto veramente come si deve pure il progetto, oltre al mito del Turbo Star. E
all'epoca c'è chi dice di no, ma era una bella bestia, era. Sì, ma diciamo che forse chi non ha vissuto gli anni 90 dice questo, perché magari ha visto mezzi dal design più futuristico, più con i fronzoli, però chi ha vissuto l'evoluzione dei camion, insomma, del trasporto pesante, apprezza. Dico solo che all'epoca, quando è uscito, era il mezzo più venduto. Era pure tecnologico quel veicolo. Quando all'epoca il Made in Italy era qualcosa di sinonimo di qualità. Adesso non vale più niente. Diciamo che purtroppo. Nel senso, non è che non vale più niente, perché comunque, parlando di Fiat, tra l'altro, fa dei buoni motori. Il problema è che tecnologicamente siamo indietro. Considerando pure un po' questo periodo, questo sì. Diciamo che e comunque anche come fabbricazione delle auto, dopo un po' iniziano a scricchiolare, cioè non è che hanno proprio una cura maniacale negli assemblaggi. Diciamo che non è più il Made in Italy di una volta, forse sono cambiate le politiche di come dire, di commercializzazione. Basta solo vedere che l'evoluzione che aveva fatto fare al diesel. Il Common Rail. Ma pure quello che disse, pure ha detto quando è stato venerdì scorso Antonio, il fatto che disse che i mezzi di una volta con motori grezzi, cioè tu potevi anche metterci le mani sopra, perché erano basici, mentre invece oggi con l'elettronica è diventato un po' tutto più complicato, perché l'acceleratore non è più a filo ma è un sensore elettronico, e un'altra cosa è un segnale elettrico, e allora ti rendi conto che se si blocca un sensore dell'acceleratore, tu con la macchina rischi di farti male. Solo che ormai le fanno tutte così. Sì, questo sì. Ma quello oramai, a quanto pare, mi sembra che i pezzi siano tutti quanti, non dico tutti quanti uguali, ma molto simili. Che magari su una macchina ne metti uno pure per risparmiare, secondo me, sui costi, anche perché per darti un'auto ad un costo, diciamo, accessibile, ad esclusione della 500 del 50, di anni 50-60, il discorso è diverso, però dico adesso fanno le, diciamo che vengono prodotte delle cose con una scadenza, diciamo così. Per cui se qualcosa ti dura più di 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, sei stato fortunato. Non vedendo così va. Io per esempio il monitor che ho io, questo qua fotografico, questo è il terzo anno, anzi è entrato nel quarto anno che lo posseggo. Non mi ha dato mai problemi per ora. Ecco, l'ho pagato qualcosina, però l'occhio non si stanca. Saluta il collega che passo. Ho visto. Fai sentire le trombe. L'ha sentita, ma pure risposto. Non mi trovo, ma anche il monitor che ho preso io anche. Il grafico mi trovo bene io per esigenze, perché avevo un monitor da gaming tra virgolette,
Però, scusa, però la qualità delle immagini, soprattutto delle lettere, mi faceva venire mal di testa. Gli occhi si sforzavano, era poco nitido. 36 pixel per punto, insomma, rispetto a 105 pixel per punto, insomma. Oltre alla gamma dei colori, perché quella era limitata. Qua c'ho il 100% degli RGB, anzi gli sRGB, quindi uno spettro molto più ampio rispetto ai classici blu, verde e rosso. Comunque sono abbastanza soddisfatto anche io di questo proprio premio. Tu c'hai il Full HD, quanto è? 24 pollici, se non mi sbaglio. Cinque. Tu c'hai, mi pare, 96 punti per pixel, quindi si avvicina al 100, per cui tu ci puoi fare di tutto Quello non posso dire, dei punti per pixel non me ne intendo. là. Ti sento come se ogni tanto ti allontani. C'è il compressore attivato per caso nelle impostazioni? Dicevo che mi senti adesso? Sì, forte e chiaro. Dicevo che non me ne intendo, non so quanti pixel è per secondo, onestamente. No, sui pixel, ma quello è per l'immagine. Io lo andai a vedere io. Quando tu mi dicesti il modello che ti aveva consigliato Diego. Diego, mannaggia questi nomi qua. Vedi, 96 pixel per punto è ottimo. Hai una risoluzione che ci puoi fare di tutto con quel monitor. Ma io con quel vecchio monitor non, cioè l'ho cambiato dopo 8 anni, mi sono reso conto che non era il monitor che faceva per me, perché mi ero iniziato a documentare su queste cose qua, e quando ho capito che non era articolo per me, lo avevo all'inizio affiancato al monitor che ho adesso, fotografico. Però poi dopo, siccome era un po' problematico a mettere due monitor perché lo spazio è poco, ho deciso di venderlo. Ho recuperato qualcosina e ho preso gli accessori per il PC. Cosa ne pensi Full HD, quello che avevi, sì. Sì, era un Full HD, però ti ho detto la risoluzione dei pixel per punto era molto molto bassa, e quindi io quando andavo a leggere una pagina mi veniva il mal di testa e le lettere piccoline mi sembravano vibrare perché non aveva una, erano troppo piccole e l'occhio non riusciva a focalizzare, non erano nitide, ecco. E quindi andandomi a documentare, oltre all'ampio spettro di colori che ha un monitor fotografico, diciamo, di fascia intermedia, aveva pure una risoluzione molto più alta rispetto al vecchio monitor a livello di pixel, punti per pixel o pixel per punto, ecco. Sì, comunque quel DPI PPI. Papa India. Infatti da allora, quando mi arrivò il monitor questo qui fotografico, appena lo provai con Sniper Elite 4, iniziai a vedere una gamma di colori che io non avevo mai visto con il monitor da gaming. L'azzurro che era più azzurro, non era bianco. Mi sono reso che era tutto un altro mondo, perché aveva un'ampia gamma dei colori sRGB. L'altro era, mi pare, 60-70. Diciamo che da un 120 fotogrammi al secondo, 120 Hz, scusami, a un 60 Hz. Ho scelto il 60 Hz con un'ottima risoluzione video, perché se devo passare anche 8 ore
di fila al computer, la vista non si deve affaticare eccessivamente. E adesso colorito quant'è che ce l'hai? Questo qua ti ho detto sono 2 anni e mezzo, anzi forse sono più di 3 anni, però 3 anni sicuramente. Mi ero perso quando mi hai detto da quant'è che ce l'hai. E mi trovo bene. A 60 Hz, overclockando dal pannello di controllo Nvidia, da 50 l'ho portata a 60, questo è il massimo. Per cui quando gioco l'imposto a 60 Hz ed è, mi trovo bene. Poi FPS, adesso per esempio sto a 70, 72, 73 e quindi sono alti. Però ovviamente gli FPS non sono la frequenza di aggiornamento, per cui voglio dire, se faccio pure 60 fotogrammi al secondo e a 60 Hz va bene, basta che non scende a 30 e allora là te ne accorgi subito che sta... Ti ho perso. Mi senti? Ora sì. No, dicevo, io adesso non mi ricordo, ero tutto ultra prima, ma ho abbassato lo scaling, non mi ricordo se 150 o 200. Faccio 140 fps al momento. Che poi stranamente hanno alleggerito il road track. Prima È vero. Prima io facevo 40, 50, 60, poi in alcuni punti molto trafficati, 35, 20. A Calle io faccio sempre i test lì, mentre invece i fotogrammi restano anche abbastanza alti anche quando sono nella marmaglia del porto di Calais. Però mannaggia, mi scordo sempre di non pronunciare la P in maniera troppo accentuata, e dicevo che anche nelle aree particolarmente affollate regge bene con lo stesso sistema, la 1060, però mi trovo bene. Ogni tanto ti perdo. C'è stato un miglioramento sicuramente, l'hanno il comparto luci. Un'altra cosa che ho notato è che le nuvole di Euro Truck ed American Truck non sono più foto, ma sono diciamo così, sembrano generate quasi in 3D, io direi in 2D, però è fatto bene. Poi hanno anche le nuvole sono fatte meglio, dici? Non ho capito. Le nuvole sono fatte meglio, dici? Sì, io dallo specchietto virtuale mi sembrano le nuvole quelle lì reali, quelle che vedo nella vita reale. Poi il comparto luci è, insomma, è in via di miglioramento. Le aberrazioni cromatiche sui canali di scolo non si vedono più quelle chiazze rosa, ma sono è sempre un rosastro, però hanno migliorato il bilanciamento del bianco, in questo caso il bilanciamento del grigio, e quindi stanno facendo veramente un ottimo lavoro da questo punto di vista qua. Negli anni l'hanno migliorato tantissimo. La voglia, ma pure la stessa fisica della cabina. Prima era rigida, invece quando prendi una curva un po' più sul casual vedi la strada che si inclina. Altro che la mod della cabina super molleggiata. Te la ricordi? All'inizio nel gruppo. Non l'ho visto il video. Mamma mia.
Anche se effettivamente le cabine si muovono, però molleggiano non in quel modo lì, Non è che si muovono tipo il pupazzo del cagnolino che sta sul pianale qua. Che se hanno migliorato la fisica, ti dirò, sono meno rigide di quello che nel gioco. Sì, ma già rispetto alla 1.30 di quella serie lì, la fisica Sì, però dall'1.37 hanno iniziato a migliorarla. anche attualmente sono più rigide di quello che sono orientale. Sì, sicuramente, ma bisogna dare tempo perché poi una volta che hanno inquadrato, adesso hanno migliorato il comparto delle luci, poi penso che ci sarà un momento in cui si dedicheranno alla fisica, per cui troveremo mezzi più realistici. Anche se, siccome questo gioco è destinato a un pubblico giovane, faranno sempre in modo che non sia, come dire, traumatica, e quindi non leda l'immagine dei mezzi che poi rappresentano le varie case costruttrici. Credo che sia anche un po' questo il fatto che non hanno messo la realtà di quando c'è un tamponamento, un incidente, diciamo la parte Dei danni. dei danni, bravo, esatto. Non la rendono reale o realistica perché è un gioco Vedere i piccolo. camion scassati. Ma infatti Mi piacerebbe. perché io ho sentito questo, l'ho sentito perché uno youtuber che prima stava nel gruppo nostro ha intervistato Sisley, quello, sai, il progettatore, quello lì che fa le mod interne, e gli aveva chiesto perché non implementano la parte dei danni. E adesso, frammenti di ricordi residui, mi pare che disse era perché il gioco era destinato ad un pubblico piuttosto giovane. E poi, per esempio, il fatto che i pedoni attraversano i mezzi era perché, proprio per non arrecare traumi da cose reali. Sti pedoni. Sizzle, quello lui è bravo a Dardo. fare cosa, non capito? No, dico la storia che non puoi investire i pedoni. GTA. Possiamo giocare a GTA volendo, quindi. Questo dico, ci sono magari giochi un po' più violenti dal punto di vista grafico. Però sinceramente, se devo giocare a GTA per andare a buttare sotto alla gente, preferisco magari farmi le missioni e poi giocare il roleplay, sai, che è un po' più realistico. Adesso con il roleplay. Ci sono diversi che giocano in roleplay. È forte. Poi dipende anche dal server in cui vai, però è la vita reale. È un server nuovo quello di dove sono andato, lo stanno ancora gestendo bene. Perché poi tu in effetti là è un po' come se fosse una vita reale, quindi ti trovi, fai il lavoro, queste cose qua. Bellissimo, quando sei vicino agli altri, quando te ti sentono e vedi l'omino che muove la bocca quando devi farlo mangiare, devi farlo bere, devi trovarti i lavori, devi farti le patenti, è forte. Mi fai pensare un po' a quello che una volta era The Sims, non so se ci hai mai giocato. Ecco, bravo, The Sims versione GTA, più o meno. Mamma mia, quel gioco quando è uscito all'inizio, Sì, mamma, quante ore ci ho passato. al primissimo ci ho giocato un casino. Ma pure a Beach Life, non so se hai mai sentito. E quel Non gioco, conosco. io ci ho giocato là pure
Bello, quelle colonne sonore di Beach Life erano e sono qualcosa di bellissimo. Era un gioco dall'apparenza, come dire, non impegnativo, però poi quando iniziavi a fare le missioni e dovevi mettere i dipendenti tipo per fare le pulizie ai bagni, l'organizzazione della spiaggia, e là era un macello perché là poi ti dovevi anche organizzare. E quando i bagni tipo non erano puliti uscivano le mosche e sentivi il rumore e ti avvisava che i bagni erano sporchi. Andavi a vedere nell'indice di gradimento dei clienti e trovavi tutti i sorrisini al contrario, tutti contrariati. E là dovevi lottare per far sì che i clienti, non solo i clienti, ma anche i dipendenti, fossero sereni e quindi rendessero anche meglio. Là, mamma mia. Che te lo dica a fa? Oh, intanto qua, come si dice dalle mie parti, Pazian e Ren, ci siamo. Siamo arrivati quasi qua. Ma Antonio alla fine, beh, lui forse non è No, riuscito ad mi ha appena scritto mentre parlavamo, entrare. è proprio un 30 secondi fa che ha finito adesso di mangiare, che ha fatto Vabbè, è tardi, è meglio che si va a riposare. Tanto tardi. con noi volendo si può organizzare anche in qualche altro giorno e quando lui è libero, pure tu sei libero, si potrebbe fare anche una cosa extra, come si dice dalle mie parti, in Sì, fien intanto magnan. te l'ho detto, per adesso lo sospenderò. Tanto Domani è inutile andare avanti in questo periodo. no. Ormai non dico il convoglio ufficiale, in maniera ufficiale no, ufficiosa, nel senso che tu scrivi, raga. Stasera chi Scusa, vuole, scusa, sì. non Capì? avevo capito, non avevo capito. Una cosa così, non, se, tu fai il posto, però lo scrivi, magari dici, invece di tu normalmente metti convoglio ufficiale del venerdì, invece qui magari puoi scrivere, che ne so, può fare anche un altro giorno, che ne so, il sabato, la domenica o in un altro giorno, anche in orario, in base a, diciamo, a chi ha problemi di orario, uno si adegua e può fare un altro così, tipo per esempio se Antonio dice il sabato pomeriggio tipo sono disponibile dalle 7 alle 8 per esempio, e uno si può fare pure una capatina extra il sabato, la domenica, sì, insomma fare una cosa come facevo io, la fuga dalla città. Una cosa Sì, così, certo. un'improvvisazione, improvvisata. Senza impegni, perché il convoglio è un po' più impegnativo. L'hai visto che sta uscendo Farming Simulator 22? Sì, infatti io nel server, nel mio server ho messo sia Farming e sia il track SMP. Li ho inseriti in un canale apposito proprio per seguire gli sviluppi. Oltre ad aver inserito anche gli sviluppatori di Gamecaster, che quando fanno una pubblicazione, una cosa, mi arriva la notifica direttamente nel server lì e me la vado a leggere. Vai verde? No, no, sto strombazzando un po'. Ah, ok. Ah, ti dicevo. Sto facendo un po'. Sì, ora è verde che sta lampeggiando. Guarda, mo scatta il rosso. Ecco, giallo. Semaforo di grigio. Ti dicevo, oh, non diventa più verde. Quella io poi ho fatto la ripresa esterna e mi sono accorto che era verde. Beh, fai niente, aspettiamo. Facciamo i bravi ragazzi. Eh sì.
Io qua intanto mi sto sentendo un bel po' di un bel blues preso da YouTube, dalla libreria musicale di YouTube. Io invece sento il mio cane che russa Che come se musica. fosse un animale. Ma non diventa più verde, di mortacci su. Ah, ok. Ti ho avvisato, casomai ti fossi addormentata a volante. C'è il mio Jack Russell che russa come un maialino. Ah, pure tu c'hai Jack Russell. Ce l'hai anche tu? Sì. Io un Sono Jack Russell. molto vispi. Ne ho due di cani, un Jack Russell e un Chihuahua. Ah, io c'ho invece come se il primo cane c'ho un meticcio. Diciamo così, da caccia. E poi c'è il Jack Russell che è più piccolino, però è quello che dà filo da torcere al grande. Che Sì, l'altro sono è piccolo. l'altro l'altro il primo cane è medio grande di taglia, l'altro invece è più piccolino. Mamma mia, che fastidio dal grande. Sì, no, poi il Jack Russell è iperattivo. Mamma mia, se non lo Ogni fai. tanto parte e si fa delle corse. Infatti se non lo fai stancare, quello ti fa i guai, inizia, soprattutto io che ho un po' di giardino, inizia a scavare. Mamma mia, lo devo proprio spompare. Adesso è lì che ronfa. No, ma io ci gioco, lui si mette là e corre, corre, corre. Poi per esempio con l'hula hoop. Io metto l'hula hoop e sia lui che il cane grande si mettono a saltare, saltano attraverso i cerchi. Quanti anni ha il tuo Jack Russell? E c'ha 6 anni, 6-7 anni Ah. più o meno. Ne ha 8. Ah, quindi quasi coetaneo. Invece il Chihuahua ne ha 9. Ah. Il Chihuahua è quello più cattivo, quello lì che appena lo tocchi ti caccia i dentini. La mia non ha paura. È più Paura anche di me. tranquillo, forse è più docile. Diciamo che quando arriva qualcuno inizia a abbaiare come se non ci fosse un domani. Ma anche Jack Russell. Ah, Poi però ottimo. quando entra una persona smettono. Ah, quindi ti No. allertano, ti avvisano soltanto che c'è un intruso che si sta avvicinando. No, Chihuahua è almeno per la mia è molto paurosa come cane. Ah. Se mi avvicino ha paura anche di me. Caspita. Si vede che non ti riconosce come padrone, che so che i cani piccoli quando soltanto una persona, diciamo, riconoscono come il Mio figlio. predominante. Io per esempio so che il piccolino. A mio figlio si avvicina, si fa coccolare. Per esempio il Jack Russell, il grande è un po' più testardo, quindi non è affettuoso. Mentre invece il piccolino, il Jack Russell, quando qualsiasi cosa devo fare, che magari, che ne so, devo farlo mangiare, piuttosto che devo mettergli guinzaglio, sganciargli guinzaglio, la prima cosa che fa si mette a pancia all'aria. E mi hanno detto che quello è un segno di sottomissione. Lo fa solo con me, invece con tipo con mio padre o con mia madre, no, non lo fa. Solo con me si mette a pancia all'aria. Mazza che strano sconnesso. Però si sentono le trombe. Sì, ti ricordi, cavolo, quando eravamo sprovvisti? All'inizio che non suonavano quando si era in più di due. Fino alla 1.36 hanno sempre funzionato bene, dalla 1.37 era saltato tutto. Sì, perché loro avevano inserito l'effetto eco nelle versioni successive. Fuori di dai dai sono riusciti a.
Hanno fatto veramente un lavoro grandioso, sia SCS che Trackers MP. Adesso odio quelle persone perché, cioè, va bene tutto. Adesso ci sono quelli che dicono: finalmente arriva il multiplayer ufficiale, addio Trackers MP, di qua di là. Cavolo, ma però fino adesso ti è andato bene, ok? Che quando cambiavano una versione dovevi aspettare che aggiornasse. Ma vabbè, cioè, ma alla fine non è una roba che dici te la fanno a pagamento. Cioè, cara grazia che ci sono stati fino adesso. Ma infatti è per questo che dico che, a parte che prima di passare al multiplayer ufficiale dovranno comunque lavorarci, per cui ci saranno tanti ma tanti di quei bug all'inizio che si Sì, ma troveranno più o meno gli stessi che ci sono in Track adesso ti SMP. sento, scusa, non ti sentivo più che mi si era girata la rotella del volume. Ah, dicevo che adesso un po' tutti quanti, come hai detto tu, vorranno allontanarsi, cioè allontanarsi, non utilizzare più Track SMP, però dico che comunque ci vorrà ancora un po' di tempo prima che il tutto sia collaudato e quindi con un minor numero di bug, per cui alla fine io ci andrei molto cauto su queste cose qui, nel senso che una volta che esce il multiplayer ufficiale, si Sì, ma testa. comunque guardate che cioè, sono sempre dietro a lamentarsi, insomma, quando tutto sommato alla fine ti hanno sempre dato il servizio multiplayer per giocare insieme a costo zero. E questo dico, l'hanno fatta gratis e uno li deve pure trattare non bene, non mi sembra proprio il caso, voglio dire. Cioè, nessuno li obbligava a farlo. Questo Perché dico. tanti, anche chi va in giro a controllare che tutto vada. No, rimettiti lì. Ah, ti stai mettendo a posto. Anche chi va in giro a controllare, diciamo, i moderatori, così. Cioè, lo fanno così a tempo perso, non è che Esatto. sono pagati da qualcuno. È quello che non tutti hanno capito, che comunque è gratis il servizio. Anche chi si preoccupa degli aggiornamenti ogni volta, cioè, è sempre tutto gente che lo fa a tempo perso. No, è così. Purtroppo non apprezzano quando le cose vengono date e fatte in maniera gratuita. Boh, io vengo. Anche io qua. Grazie a tutti per averci seguito e come sempre vi rimando al canale di Marco che si iscrive come sta scritto sulla sua tabella. Grazie a tutti e vi auguro una buonanotte. Boh, allora, adesso vado a vedere quella roba del microfono che mi dicevi. Ci sei ancora? Sì, un Dab. attimo solo. Ah no, non ti sentivo più, pensavo che eri sparito.